Benvenuti a questo programma presentato a voi da Life Christian Center, un programma che è dedicato alla parola di Dio, il messaggio di salvezza e alla differenza che Cristo può fare nella nostra vita. Il nostro desiderio per voi è che tramite questa trasmissione ognuno possa gustare la presenza di Dio e sentire la voce dello Spirito parlare ai propri cuori. Salmo 122 dice: «Io mi sono rallegrato quando mi dissero: andiamo alla casa dell'Eterno». Salmo 84 dice: «Oh, quanto amabili sono le tue dimore, o Eterno degli eserciti! L'anima mia brama i cortili dell'Eterno, il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo». So che alcuni di voi non potete venire in chiesa, ma la mia preghiera è che voi potete gustare la presenza di Dio nel posto dove siete. Così oggi vogliamo riunirci insieme, invitando lo Spirito Santo a venire nel luogo dove ci troviamo. Ascolteremo del canto e poi ascolteremo un pensiero dalla parola di Dio. Voglia Dio benedirci insieme oggi. Vogliamo pregare. Signore, veniamo davanti a Te in questo momento nel nome di Gesù. E Signore, vogliamo che Tu vieni con la Tua presenza e col Tuo Spirito ovunque ci troviamo. Signore, soprattutto vogliamo sentire la voce dello Spirito, che Tu parli ai nostri cuori. Tu conosci ogni bisogno nella nostra vita, Signore, e la nostra preghiera è che Tu arrivi, che Tu tocchi, Signore. Noi sgridiamo ogni attacco diabolico nel nome di Gesù. Fa che c'è la libertà dello Spirito affinché possiamo compiere la Tua volontà nella nostra vita. Vogliamo lodarti, glorificarti, avvicinarci sempre di più a Te. Sii glorificato nella nostra vita in questo tempo, e questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Ogni speranza e preghiera, ogni sospiro dolore, la vita dell'uomo è lì, davanti al tuo trono, davanti al tuo amore. È facile mi ferire, asciughi ogni lacrima e poi sorridi con me. Signore amico, Tu non sei lontano, no. Quando elevo la mia voce sei qui e mi avvolgi con la Tua maestà. La Tua presenza sì è reale in me, la dolcezza del Tuo abbraccio ineffabile. Tu che siedi sopra i cieli lassù, circondato dalle lodi degli angeli, dichiari fino a me, mi tendi la Tua mano ed io Ti seguo. Speranza e preghiera, ogni sospiro dolore, la vita dell'uomo è lì, davanti al tuo trono, davanti al tuo amore. Dio, è facile mi ferire, asciughi ogni lacrima e poi Signore amico, Tu non sei lontano. Quando elevo la mia voce sei qui e mi avvolgi con la Tua maestà. La Tua presenza sì è reale in me, la dolcezza del Tuo abbraccio ineffabile. Tu che siedi sopra i cieli lassù, circondato dalle lodi degli angeli. Oh, ti chini, mi tendi la Tua mano ed io Ti seguirò.
sospiro, dolore, la vita mia, affido a te solo, Signore, amico. Il Vangelo secondo Matteo è uno dei primi resoconti ufficiali su Gesù di Nazaret, sulla sua vita, la sua morte e la sua resurrezione. Il libro di per sé è anonimo, ma la tradizione più antica e affidabile lo attribuisce a Matteo, l'esattore delle tasse, uno dei 12 apostoli nominati da Gesù e che appare nello stesso libro. Per circa 30-40 anni gli apostoli avevano insegnato e trasmesso oralmente le loro testimonianze oculari su Gesù, e a queste si aggiungeva il suo insegnamento, che avevano tutti memorizzato. Matteo decise poi di raccoglierle e creare un meraviglioso mosaico, scrivendo questo libro per sottolineare alcuni temi riguardo Gesù. In questo video affronteremo solo la prima metà del libro. In particolare, Matteo vuole fare vedere come Gesù incarni la continuazione e il compimento di tutta la storia biblica di Dio e Israele, che Gesù è il Messia della discendenza di Davide, che è un nuovo e autorevole maestro, come Mosè. E non solo questo, Gesù è Dio con noi, o in ebraico Emanuele. Matteo ha scritto in questo libro una introduzione e una conclusione, che fanno da cornice a 5 sezioni ben definite, proprio nel mezzo, ognuna delle quali si conclude con un lungo insegnamento di Gesù. Questa organizzazione del materiale è intenzionale e sorprendente. Vediamo di cosa si tratta. Dal primo al terzo capitolo si definisce la scena, collegando la storia di Gesù direttamente alla scrittura dell'Antico Testamento. Così Matteo inizia con la genealogia di Gesù, che sottolinea come egli provenga dalla discendenza messianica del figlio di Davide. Gesù è un figlio di Abramo, dunque porterà la benedizione di Dio a tutte le nazioni. Dopo di ciò, leggiamo la famosa storia della nascita di Gesù e di come tutti gli eventi realizzino le promesse profetiche dell'Antico Testamento, secondo cui le nazioni sarebbero accorse a onorare il Messia, che il Messia sarebbe nato a Betlemme, e ancora più di questo, che il concepimento di Gesù sarebbe avvenuto per mezzo dello Spirito Santo e il suo nome sarebbe stato Emanuele. Tutte queste cose insieme mostrano che Gesù non è un semplice uomo. Egli è Dio con noi, Dio che si è fatto uomo. Allora potete vedere due dei temi centrali di Matteo proprio qui, nell'introduzione. Egli appartiene alla discendenza di Davide, è Emanuele, ma Matteo ci vuole anche mostrare Gesù come un nuovo Mosè. Come Mosè, Gesù fuggì dall'Egitto, passò attraverso le acque del battesimo e vagò nel deserto per 40 giorni. E poi Gesù salì su un monte per dare il suo nuovo insegnamento. In tutto questo, Matteo dichiara che Gesù è la figura promessa di uno più grande di Mosè, che riscatterà Israele dalla schiavitù, darà loro un nuovo insegnamento divino, li salverà dai loro peccati e porterà una nuova relazione, basata su un nuovo patto tra Dio e il suo popolo. Questo paragone tra Gesù e Mosè spiega anche perché Matteo abbia organizzato la parte centrale del libro in quel modo. Queste 5 parti principali mettono in risalto Gesù come maestro, creando al contempo un parallelismo. Il Gesù maestro coincide con i 5 libri di Mosè. Gesù è il nuovo autorevole maestro del patto che compirà la storia della Torah. Ora, nella prima sezione, dal capitolo 4 al 7, Gesù entra in scena annunciando l'arrivo del regno di Dio. E questo è importantissimo. Il regno è essenzialmente il piano di salvezza di Dio per il mondo intero e si sta realizzando per mezzo del re Gesù. Gesù è venuto sulla terra per affrontare il male, in particolare quello spirituale, e tutto il suo retaggio di oppressione demoniaca, malattia e morte. Gesù è venuto per ristabilire il regno di Dio sul mondo intero, creando una nuova famiglia di persone che lo seguiranno, obbediranno ai suoi insegnamenti e vivranno nel suo regno. Così, dopo che Gesù comincia a guarire le persone, a formare un movimento o una comunità, conduce i suoi seguaci su un monte o su una collina. Qui offre il suo primo grande insegnamento, chiamato tradizionalmente il discorso della montagna. Qui Gesù spiega cosa significhi seguirlo e vivere nel regno di Dio. È un regno alla rovescia, in cui non esistono classi privilegiate. Quindi i poveri, i nessuno, i ricchi, i religiosi, tutti vengono invitati a cambiare rotta, a pentirsi e a seguire Gesù, unendosi alla sua famiglia.
Gesù dice che non è qui per mettere da parte i comandamenti della Torah e dell'Antico Testamento. Piuttosto è qui per compiere tutto ciò attraverso la sua vita e i suoi insegnamenti. È qui per trasformare i cuori del suo popolo, affinché possa davvero amare Dio e il suo prossimo, inclusi i nemici. Dopo aver concluso questo grande insegnamento sul regno, la sezione successiva mostra come Gesù renda reale il regno nel quotidiano delle persone. E così Matteo inserisce qui 9 storie su come Gesù porti il potere del regno di Dio nelle vite di persone distrutte e nel dolore. Ci sono 3 gruppi di 3 storie ciascuno e parlano tutte di persone malate, distrutte, in pericolo. E Gesù le guarisce o le salva con atti di misericordia e potenza. E proprio nel mezzo di questi gruppi di 3 storie troviamo 2 racconti paralleli su Gesù che chiama varie persone a seguirlo. Qui Matteo ci vuole dire qualcosa. L'unico modo di ricevere il potere della grazia di Gesù è seguirlo e diventare suoi discepoli. Adesso, dopo che Matteo ha mostrato il potere del regno per mezzo di Gesù, Gesù diffonde il suo insegnamento, inviando 12 discepoli che continueranno la sua opera. E questo ci porta al secondo grande gruppo di insegnamento, il capitolo 10. Qui Gesù insegna ai suoi discepoli come annunciare il regno e cosa aspettarsi una volta fatto ciò. Molti israeliti accettano Gesù e la sua offerta del regno, ma non i capi di Israele. Questi, infatti, avrebbero molto da perdere se si pentissero e diventassero discepoli di Gesù. E per questo Gesù sa che lo respingeranno e che perseguiteranno anche coloro che lo seguono. E questo è proprio quello che succede nella sezione successiva, dal capitolo 11 al 13, in cui Matteo ha raccolto un gruppo di storie su come le persone reagiscono a Gesù e al suo messaggio. Le reazioni sono varie. Alcune sono positive, il popolo ama Gesù e pensa che sia il Messia. Altre sono più neutrali, come Giovanni Battista o persino i membri stessi della famiglia di Gesù, che ammettono che Gesù non è chi si aspettavano. E poi ci sono i capi di Israele, che reagiscono in modo totalmente negativo. I farisei e gli studiosi della Bibbia che respingono completamente Gesù. Pensano che sia un falso maestro e che stia portando la gente sulla cattiva strada. Pensano che sia un blasfemo per tutte le cose che dichiara su di sé. Ma Gesù non è sorpreso o sconcertato da tutte queste reazioni diverse. Anzi, ne parla nel suo terzo insegnamento, il capitolo 13. Qui Matteo ha raccolto un gran numero di parabole di Gesù sul regno, come quella del seminatore che semina su 4 tipi di diversi terreni. Quella del granello di senape, quella della perla e quella del tesoro nascosto. Queste parabole sono un commentario alle storie appena lette nei capitoli 11 e 12. Alcune persone accettano Gesù con entusiasmo, altre lo respingono, ma il regno di Dio è di valore inestimabile e non smetterà di diffondersi nonostante gli ostacoli. Questa è la prima metà del Vangelo secondo Matteo. Ora ecco alcune cose da tenere in mente mentre leggiamo questi capitoli. Ricordate? Matteo presenta Gesù come continuazione e compimento della storia dell'Antico Testamento. E allora cerchiamo in che modo inserisce le citazioni dell'Antico Testamento. Noterete che sono inserite in punti strategici della storia e spiegano ulteriormente la storia di Gesù e della sua identità. Quindi fermatevi, prendetevi del tempo per andare a vedere questi riferimenti e leggeteli nel contesto dell'Antico Testamento. E generalmente troverete delle connessioni forti e interessanti. Infine, prestate attenzione ai tipi di persone che accettano Gesù e lo seguono. Vedrete che si tratta, nella maggioranza dei casi, di gente non importante, considerata nullità, o persone fuori dai circoli religiosi. E queste sono le persone che vengono trasformate dalla loro fede in Gesù e che lo seguono. E sono proprio i religiosi e gli orgogliosi a sentirsi offesi da lui. Allora come potrà mai risolversi questa tensione tra Gesù e i leader di Israele? Ne parlerà la seconda parte di Matteo. Thank you.
Alleluia, bello stare alla presenza del Signore, sicuramente ancora oggi Dio avrà qualcosa da darci, qualcosa che ha preparato per noi. Vogliamo aprire le Bibbie nel capitolo 40 di Isaia, un passo conosciutissimo, capitolo 40, versi dal 29 al 31. Isaia, capitolo 40, dal 29 al 31. E dice così, la parola di Dio dice: egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Fino a qui la lettura. Signore, ti ringraziamo, Padre nostro, ancora per questo giorno che possiamo entrare, stare alla tua presenza, godere della tua presenza, Signore. Ti ringraziamo ancora per il cibo che tu hai preparato per noi, Signore. Grazie per questa tavola che tu hai imbandito, Signore. Signore, vogliamo cibarci della tua parola. Per questo ti preghiamo, Signore, ungi i nostri cuori, fa che non ci sia niente nel nostro cuore che possa impedire la tua parola, Signore, di mettere radici, Signore, affinché la nostra vita possa essere trasformata ancora oggi, Signore, affinché ancora oggi, Signore, possiamo fare un altro passo verso di te e assomigliare ancora di più a te, Signore. Signore, ti ringraziamo, ungi le mie labbra, ungi le nostre orecchie, ti preghiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Quest'oggi desidero considerare con voi come possiamo reagire a quei momenti difficili, a quei momenti della nostra vita quando tutto sembra buio, quando tutto sembra finito, quando tutto sembra ci parla diversamente dall'esserci una speranza. Non c'è più speranza, non sappiamo che cosa fare. Quando a causa spesso anche dei nostri errori, a causa della nostra superficialità, a causa del nostro peccato, ci ritroviamo a pagare delle conseguenze che non avremmo mai voluto pagare, conseguenze grandissime che pesano sulla nostra vita e su quelli che sono intorno a noi. Decisioni errate, investimenti sbagliati, sorvolare su dei problemi quando avremmo dovuto invece considerare di trovare una soluzione, non essere stato un ottimo genitore, non aver preso cura del proprio spirito, della propria anima, anche del proprio corpo. E possiamo continuare, non aver saputo perdonare quando ci è stato fatto un torto, tutti errori o mancanze che hanno portato, che possono portare delle conseguenze più o meno pesanti da affrontare nella nostra vita. E sapete, un altro errore che possiamo fare quando ci troviamo in mezzo a queste conseguenze che noi stiamo pagando a causa dei nostri errori è non reagire, non fare niente. Farci schiacciare da quello che sta accadendo nella nostra vita. Perché è vero, abbiamo sbagliato in precedenza, ci troviamo in questa situazione a causa di quell'errore, ma non perché abbiamo sbagliato dobbiamo per forza rimanerci per sempre in quella situazione o affrontarla, per forza dobbiamo affrontarla da soli. In fisica, sapete, si dice che ad ogni azione corrisponde una reazione. Anche la fisica lo dice. Ad ogni sbaglio c'è una conseguenza che si deve pagare ed è giusto, non ci si può far nulla. Quando si sbaglia qualcosa c'è una conseguenza che si deve pagare. Io mi ricordo diversi anni fa, avevo comprato la mia macchina nuova di zecca, e la mia macchina la usavo per lavorare. Dopo un anno, aveva ancora pochi chilometri, una disattenzione, un errore, uno sbaglio attraverso un incrocio con il semaforo rosso. Boom! Distrutta la macchina nuova. La stavo ancora pagando. E per 4 anni ho dovuto pagare quella macchina non avendola. E a causa di quell'errore, a causa di quella disattenzione, ci siamo ritrovati come famiglia in una difficoltà economica, finanziaria, perché stavo continuando a pagare quella macchina, ma allo stesso tempo avevo bisogno di un'altra macchina per lavorare. Ho dovuto comprare un'altra macchina, stavo pagando 2 macchine. E lì la situazione finale, la conseguenza è stata grande. Ma sapete una cosa? Nonostante io avessi fatto un errore, Dio era con me.
Dio era con me, anche se stavo pagando la conseguenza del mio errore, Dio era con me. Sapete, un errore che facciamo è quello di dire, ah, ok, ho sbagliato, è giusto che io pago la mia conseguenza, ok, è vero, ma altrettanto devi sapere che Dio è con te. Dio non è lì seduto sul suo trono a dire, mi dispiace figlio mio, mi dispiace caro amico, io te l'avevo detto che se facevi quello avresti pagato delle conseguenze ed ora mi dispiace, sei da solo, ti devi pagare le conseguenze. No, Dio non fa così, Dio è con noi. E lo ha dimostrato sin dal principio, quando Adamo ed Eva sbagliarono, quando Adamo ed Eva peccarono contro Dio, disubbidirono a Dio, Dio non se n'è andato. Anzi, Dio si presentò nel giardino, pur sapendo che loro avevano peccato, pur sapendo che loro avevano sbagliato, Dio si presentò nel giardino e cominciò a dire, Adamo, dove sei? Dove sei? Io lo so che hai sbagliato, io sono qui. Ci saranno delle conseguenze, ma io sono qui. Ci saranno delle conseguenze tremende che ancora oggi stiamo pagando, ma Dio ci ha dato una chance. Dio ci ha dato la possibilità affinché noi potessimo stare con Lui alla sua presenza. Lui ha fatto in modo che sì, pagassimo le conseguenze, ma allo stesso tempo noi potessimo stare con Lui ed avere una relazione con Lui. Egli è lì che comprende tutto ciò che stiamo provando in quei momenti. E come un padre premuroso vuole consolare il nostro cuore. Vuole prendersi cura, vuole fasciare le nostre ferite. In 1 Samuele, capitolo 36, c'è una storia importante per Davide, un fatto importante che è accaduto nella vita di Davide. E leggo solo il verso 6 del capitolo 30, dove dice «Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo, la sua gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio». Vediamo un attimo un po' questo contesto, dove ci troviamo. È uno dei momenti più bui della vita di Davide. Davide stava scappando da Saul. Davide non era già stato unto re, ma non era re. Saul era ancora re. E Saul voleva uccidere Davide. Inseguiva Davide. E Davide scappava da Saul. E ad un certo punto Davide fece il suo primo errore, decise di fuggire, di nascondersi in una terra straniera, di nascondersi tra le genti del loro nemico storico, i Filistei. E lui andò lì, ecco il primo errore. Invece di fuggire dal Signore, invece di chiedere aiuto al Signore, come aveva fatto in passato, lui andò e cercò aiuto dal nemico, dai Filistei, dal popolo nemico. E rimase lì diversi anni, fino a quando i Filistei e gli Israeliti si sfidarono in battaglia. Decisero di scendere in battaglia e sfidarsi uno contro l'altro. Davide che cosa fece? Si schierò dalla parte del nemico. Si schierò dalla parte dei Filistei. Scese in battaglia al fianco dei Filistei per combattere contro il suo popolo e il suo re. Figuriamoci fino a che punto Davide era caduto. Da che qualche capitolo prima ci viene raccontato che Davide era nascosto in una caverna e Saul entrò in quella caverna e Davide ebbe timore soltanto di pensare di far del male all'unto del re, di far del male a Saul, il re del popolo di Israele. Adesso è lì che si schiera a fianco del popolo nemico per combattere contro Saul e contro gli israeliti. Figuriamoci fin dove era caduto. Poi Davide sappiamo che non combatterà contro Saul, perché i Filistei, per paura che Davide si rivolto contro di loro, venne mandato via. Ma mentre Davide era distratto da tutto questo, mentre Davide sbagliò a fare tutto questo, il nemico, gli Amalechiti, che è figura di Satana, gli Amalechiti attaccarono la gente di Davide. Mentre Davide era preso ad andare contro Israele, arrivò il nemico, gli Amalechiti, e distrusse il paese dove la gente di Davide stava, prese donne, bambini e tutti quelli che si trovarono lì, li fecero prigionieri e li portarono con loro in terra straniera. Quando Davide tornò, vide tutto questo. Proviamoci a immaginare quello che Davide in quel momento stava provando. Io credo che Davide aveva compreso l'errore tremendo che lui aveva fatto.
Innanzitutto fuggì da Saulo e fuggì, chiese riparo, chiese rifugio al nemico. Ritenne che rifugiarsi in terra del nemico fosse più sicuro che rifugiarsi nel Signore. E in più non solo, andò a combattere contro i suoi fratelli e le sue sorelle. E io credo che in quel momento, se noi leggiamo, non ce l'ho qua, ma dice Davide fu grandemente angosciato. Quando finirono le sue lacrime, allora si fortificò nel Signore. E Davide in quel momento riconobbe il suo peccato. Che cosa fece? Cercò la faccia del Signore. Cercò quello che gli era rimasto, cercò la faccia, si fortificò nel Signore. Nel bel mezzo del suo tormento, nel bel mezzo del dolore, del cordoglio, dell'ansietà, della depressione che aveva preso la sua vita, aveva tutte le ragioni per accusarsi, per accusare se stesso, per quello che era accaduto, visto che era stata appunto colpa sua. Ma è qui, fratelli, che impariamo la nostra lezione. Abbiamo sbagliato nel passato e ancora oggi forse ci stiamo portando avanti, stiamo pagando le conseguenze di quell'errore. Abbiamo cercato in tutti i modi di rimediare, ma non ci siamo riusciti. Ecco che qui impariamo una grande lezione da Davide. Davide si fortificò nel Signore. Cosa vuol dire? Che prima di chiedere come fare a riavere indietro tutto quello che il nemico gli aveva preso, prima di chiedere a Dio come potesse fare per affrontare questa situazione, prima di chiedere a Dio di liberarlo dalle mani dei suoi nemici, egli cercò la faccia del Signore, egli si fortificò nel Signore. Era terra, aveva perso tutto, ogni speranza, sapeva che aveva fatto un errore tremendo, sapeva di avere peccato contro Dio, sapeva che la sua relazione con Dio si era rovinata, si era guastata a causa sua. Ma Dio era lì, sapeva che Dio era lì, sapeva che se lui fosse andato da Dio avrebbe trovato un Dio misericordioso, un Dio pronto a riabilitarlo, un Dio pronto ad aiutarlo. Sapete perché? La parola fortificò, quando c'è scritto che Davide si fortificò nel Signore, la parola fortificò nell'originale, nell'ebraico, significa curare, restaurare, aiutare, rinnovare. Aveva bisogno di questo Davide. Prima di recuperare tutto quello che il nemico gli aveva preso, aveva bisogno di questo, di essere rinnovato nello spirito, di ritrovare quelle forze che lui aveva perso. La Bibbia non ci dice come e che cosa Davide fece per rinnovare, per fortificarsi nel Signore, ma possiamo trarre una conclusione tramite, grazie alle nostre esperienze, come il Signore ci ha aiutato durante la nostra vita, come quando eravamo deboli il Signore ci ha aiutato, ci ha rialzato, anche attraverso la parola di Dio, attraverso quello che la parola di Dio ci dice. E vogliamo vedere tre punti questa mattina, come possiamo rinnovare, come il Signore rinnova le nostre forze quando siamo deboli, quando non abbiamo più forze. Innanzitutto, facciamo di Dio la risorsa delle nostre forze. Crediamo che Dio e Dio soltanto sia la fonte, la risorsa delle nostre forze. Abbiamo letto che Davide si fortificò nel Signore, il suo Dio. E abbiamo letto all'inizio, e ancora, quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Quindi facciamo come Davide. Andiamo al Signore per acquistare nuove forze, non nelle persone, non in qualcosa. È bello quando tra fratelli ci riuniamo insieme e chiediamo, sai fratello, sto attraversando un momento difficile, prega per me. Ma il fratello non può pregare per noi, può pregare il Signore per noi, ma alla fine di tutto le forze non verranno mai da quel fratello, ma vengono dal Signore. Non aspettare che qualcuno cambi le cose intorno a te. Non aspettare di raggiungere quello che ti sei prefissato per stare meglio. Tante volte possiamo dire, appena avrò una casa nuova le cose andranno sicuramente meglio. Appena cambierò il mio posto di lavoro sicuramente il mio cuore sarà fortificato. Starò meglio, la mia famiglia starà meglio.
O qualche giovane potrebbe dire, appena mi sposo, le cose cambieranno, staremo meglio. Se la pensiamo così vuol dire che stiamo mettendo la nostra speranza in qualcun altro, in qualcos'altro, credendo come Davide di trovare rifugio, trovare forze in qualcun altro, in qualcos'altro. Gesù disse alla Samaritana, se berrai di questo pozzo, l'acqua di questo pozzo, avrai ancora sete. Avrai ancora sete. Le persone possono aiutarti, possono consolarti in qualche modo con avere buone parole, possono aiutarti, ma alla fine della fiera, chi ti aiuta, chi veramente ti libererà, sarà il Signore. Perché se tu bevi dall'acqua che io ti darò, non avrai più sete. Salmo 37 dice, trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. E ancora Paolo ci dà un bellissimo insegnamento. Lui ci dice che lui può, io posso ogni cosa, non solo Paolo, anche noi. Se siamo figli di Dio, noi possiamo dire, io posso ogni cosa in chi? In colui che mi fortifica. Chi è che mi fortifica? Gesù, il Signore, Dio, nessun altro. Non tuo marito, non tua moglie, non i tuoi figli, non il tuo pastore, non le tue finanze, non la tua salute, ma Dio. Dio è la tua forza. Diciamolo insieme, Dio è la mia forza. Quando Mosè attraversò il Mar Rosso, innalzò un canto con i figli di Israele e disse, il Signore è la mia forza. E chi più di Mosè poteva dire quello? Quando Mosè si trovò davanti alla presenza di Dio e Dio gli dice, vai in Egitto, parla al Faraone, libera il mio popolo. E Mosè dice, proprio me stai chiamando, Signore, io che non so parlare, io che non so fare nulla. No, 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 proprio te Mosè sto chiamando. E alla fine quando esce dal Mar Rosso, quando attraversa il Mar Rosso con tutto il popolo e vede che il popolo di Dio è salvo, il Signore riconosce che il Signore è la sua forza. Egli è stato la mia salvezza. E ancora Davide, Salmo 28, il Signore è la mia forza e il mio scudo. In Lui si è confidato il mio cuore e sono stato soccorso. Fratelli, quando le forze vengono meno, ci sentiamo deboli. Un grande esempio è sempre in Paolo, che parla ai Corinzi, lui stava soffrendo nella carne e pregò il Signore più volte. E dopo che pregò il Signore più volte, il Signore gli disse, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza, la mia forza, si dimostra perfetta nella debolezza. Quando ci sentiamo deboli, non possiamo fare altro che andare al Signore. Signore, Tu sei la mia forza. Tu sei la fonte della mia forza. Da Te io trovo rifugio, da te trovo riparo. Te mi puoi aiutare in questa situazione. Nessun altro, soltanto Te. Perciò molto volentieri, dice sempre Paolo, mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Quando siamo deboli, stanchi, affaticati, oppressi, andiamo alla fonte, andiamo a Dio. Dio non si tira indietro, Dio è lì. Dio non se n'è andato perché abbiamo sbagliato. Dio è come un padre. Se vostro figlio sbaglia, se vostra figlia sbaglia, che fate? Girate la faccia? No, no, è proprio lì. È proprio lì che i vostri figli hanno bisogno di voi. È proprio lì che i vostri occhi sono fissi sui vostri figli per stare attento, per cercare di aiutarli a superare quella situazione. E il nostro padre è un padre amorevole. È un padre amorevole che è lì, che è pronto a rialzarci quando cadiamo, è pronto a rialzarci, è pronto a fasciare le nostre ferite quando ci facciamo del male. Secondo punto, la seconda cosa che dobbiamo fare quando andiamo al Signore, aspettiamo alla presenza di Dio. Non siamo precipitosi, aspettiamo la presenza di Dio. Quando andiamo a Dio,
aspettiamo la sua presenza. Aspetta la sua presenza adorandolo, lodandolo, pregando nello spirito. Pregando, adorandolo e lodandolo nello spirito. Quando noi aspettiamo la presenza di Dio, la nostra vita cambia. Forse le cose intorno a noi non cambiano. Non è che quando sono andato a pregare il Signore, sono andato alla presenza di Dio, ho finito di pagare la macchina che avevo distrutto. No, ho continuato a pagarla. Però la pace del Signore era con me. Forse le cose intorno a me non sono cambiate, non cambieranno subito intorno a te le cose, ma avrai una forza dentro di te che proviene dal Signore e tu cambierai. Cambierai il modo di vivere quella situazione. Perché Dio sa trarre fuori il bene da quella situazione, il bene per te. Anche se in quei momenti ci sentiamo deboli e non ci sentiamo di lodare il Signore, di pregare il Signore, di adorare il Signore, perché è vero, quando affrontiamo quelle difficoltà, spesso non sentiamo la forza, non sentiamo il desiderio di lodare il Signore. Ecco perché preghiamo e lodiamo, adoriamo il Signore in spirito, perché i veri adoratori adoreranno il Signore in spirito e verità, perché è lo Spirito Santo che viene e ci aiuta in quei momenti. Paolo dice ai Romani che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Lo Spirito di Dio è la nostra forza, ancora qua, che viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma Lui intercede per noi con sospiri ineffabili. Quando andiamo alla presenza di Dio, è vero, non abbiamo forze, ma qualcosa succede, qualcosa accade, qualcosa cambia nella nostra vita, perché Dio è fedele. Perché Dio ci ama e vuole farci del bene. Quando andiamo, quante volte magari è capitato che siamo venuti in chiesa la domenica mattina e non avevamo voglia, non avevamo desiderio, ma abbiamo detto ok, per ubbidienza, per fede, vado alla presenza del Signore, perché sicuramente il Signore farà qualcosa. E siamo venuti qua e abbiamo alzato le nostre braccia al cielo, abbiamo detto Signore aiutami, non ho forze, però Signore io ti adoro, io ti lodo per chi tu sei. E quando siamo stati alla presenza del Signore, il Signore ha fatto qualcosa nella nostra vita. Siamo tornati a casa, le cose non sono cambiate, ma noi eravamo diversi. Eravamo come Mosè quando 740 giorni alla presenza di Dio e poi scese da quel monte e il suo viso brillava. Era luminoso al punto tale che gli altri non potevano guardarlo e si dovette coprire. Oppure quando Giacobbe entrò alla presenza di Dio, quando lottò con l'angelo del Signore, quando finì quella notte, quando finì di stare alla presenza di Dio, la sua vita cambiò. Non era più Giacobbe, era Israele. Non aveva più timore del suo fratello Esaù, ma andò con forza, con fede, davanti a Esaù, suo fratello. Fu un altro uomo, un'altra persona. Salmo 105 comincia così: celebrate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli, cantate e salmeggiate a lui, meditate su tutte le sue meraviglie, esultate per il suo santo nome, gioisca il cuore di quanti cercano il Signore, cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Riconosciamo che soltanto da Dio viene quella forza. Soltanto Dio può rialzarci, soltanto Dio può fasciare le nostre ferite, soltanto Dio può aiutarci a camminare sopra quella tempesta. Impariamo a stare alla presenza di Dio, impariamo ad aspettare la presenza di Dio. E quando facciamo tutto questo, terzo punto, parliamo alla nostra anima. Parla alla tua anima. Davide dice: benedici anima mia il Signore. Benedici anima mia il Signore. Nonostante quello che stai attraversando, nonostante la tempesta in cui ti trovi in questo momento, nonostante hai sbagliato e ti senti così lontano da Dio, benedici anima mia il Signore. Quando noi riconosciamo in Dio la nostra unica fonte dalla quale possiamo attingere la nostra forza, quando aspettiamo la sua presenza adorandolo e pregando per mezzo dello Spirito, parliamo alla nostra anima e ricordiamole chi è il nostro Dio.
Benedici anima mia il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Davide sta parlando a se stesso, sta parlando alla sua anima, sta dando una lezione alla sua anima. Il nemico arriva, ci vuole scoraggiare, ma benedici anima mia il Signore. Le cose non stanno andando come dovrebbero andare, benedici anima mia il Signore. E non dimenticare nessuno dei suoi benefici. E gli perdona tutte le tue colpe. Risana tutte le tue infermità. Salva la tua vita dalla fossa. Ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza. E ti fa ringiovanire come l'aquila. E ancora in un altro salmo, altri due salmi, 42 e 43, il salmista dice: perché ti abbatti anima mia? Perché ti agiti in me? Perché ti scoraggi? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore. Egli è il mio Dio. Forza, anima mia, rialzati, perché siamo figli, perché sono un figlio di Dio. Il Signore ci ha salvato. Il Signore ci ha perdonato. Il Signore ci ha liberato. Il Signore interverrà ancora in questa situazione. Che cosa fece Davide per fortificarsi? Non lo sappiamo, non ce lo dice la parola di Dio. Ma quello che sappiamo però è che qualcosa nella sua vita cambiò. Qualcosa nella sua vita cambiò. Passò dal piangere, dal fare cordoglio, dal disperarsi, ad essere un uomo forte nel Signore, pronto a quel punto a ricevere le istruzioni di Dio. Questo accadde perché Davide non chiese a Dio di parlargli, non chiese a Dio nuove istruzioni, non chiese a Dio di come fare per riprendere tutto quello che il nemico gli aveva dato, ma cercò la faccia del Signore. Prima di ogni altra cosa rinnovò le sue forze nel Signore. Dio non ci dà istruzioni, Dio non ci parla fino a quando non rinnoviamo le nostre forze in Lui. Perché a parole di Dio: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Cercate prima il regno e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Sapete perché? Perché due capitoli prima, nella stessa battaglia, i Filistei contro Israele, gli Israeliti, il re Saul si trova nella stessa situazione che deve affrontare i Filistei. Che cosa fa Saul? Lo Spirito di Dio si era già allontanato da Saul. Ma invece di dire: Signore, perdonami, Signore, aiutami, Signore, fortificami, Saul andò da Dio e gli disse: che cosa devo fare? Quali sono le tue istruzioni? Qual è stata la differenza tra lui e Davide? È che Saul andò e chiese subito al Signore di fare qualcosa. Prima di sistemare la sua relazione con Dio, disse a Dio: fai qualcosa. Ma Davide che cosa fece? Andò dal Signore e cercò aiuto. E disse: Signore, ho bisogno di te. Signore, ho bisogno di te. Ho bisogno che tu mi fortifichi. Saul poneva la sua forza in se stesso. Davide nel Signore. Oggi forse ti trovi nella stessa situazione di Davide, che non hai forze, non sai che cosa fare, ti senti debole e confuso, forse a causa delle circostanze che stanno accadendo a te, o forse come Davide hai fatto un errore nel passato e stai ancora pagando le conseguenze di quell'errore. Dio è con te, Dio non ti ha abbandonato perché hai sbagliato. Non c'è niente che noi possiamo fare, non c'è niente, nessuno, neanche qualcosa che potrà mai allontanarci dall'amore di Dio. Dio è lì, come lo era nel giardino dell'Eden dopo il peccato, Dio è con noi anche oggi. E che cosa desidera più di ogni altra cosa, Signore? Lui vuole sistemare la tua situazione, ma più di ogni altra cosa desidera che la tua relazione con Lui sia restaurata. Che tu possa trovare forza, rifugio, conforto soltanto in Lui. E quando il Signore ti avrà fortificato, quando la sua presenza ti avrà inondato il tuo cuore, ti avrà rialzato, avrà fasciato le tue ferite, allora può parlarti,
allora ti mostrerà la via che tu dovrai percorrere per affrontare, per affrontare quella situazione che stai attraversando. Allora lui ti darà nuove istruzioni e sentirai la sua presenza che ti condurrà attraverso quella tempesta. Perché la nostra vita, la tua vita, ha la presenza di Dio, ancora oggi, dopo anni che crediamo nel Signore, può cambiare. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, Padre. Ti ringraziamo perché tu sei un Padre amorevole. Perché, Signore, tu sei un Dio fedele. Signore, tu veramente, Signore, sei colui che non ci lascia e non ci abbandona, anche quando sbagliamo. Signore, tu sei lì pronto a rialzarci. Tu sei come quel padre del figlio il prodigo che non smette mai di guardare verso l'orizzonte per aspettare il proprio figlio. E, Signore, noi ti ringraziamo perché vogliamo dire alla nostra anima: quello è il Dio in cui noi abbiamo creduto. Quel padre amorevole che ha sacrificato il suo figliuolo sulla croce per salvare la nostra vita. Signore, ti ringraziamo, Padre, con tutto il nostro cuore. Signore, vogliamo stare e vivere alla tua presenza. Riconosciamo che le forze vengono soltanto da te, Signore. E noi ti vogliamo adorare per chi tu sei, Signore. Per quello che tu hai fatto nella nostra vita. Signore, accompagnaci a casa, accompagnaci durante questa settimana. Fa che, Signore, possiamo trovare nuove forze in te. Signore, grazie. Grazie per Gesù. Grazie per chi tu sei. Nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Ma quelli che sperano nel Signore riceveranno nuove forze. Amen. Vogliamo andare nella forza del Signore. Vogliamo dire, Signore, usa di noi in questa settimana per compiere la tua volontà, Signore. Questo deve essere la nostra preghiera. Amen. Salutiamoci nell'amore del Signore. Dio ci benedica. Amen. Io so che c'è un nome che c'è solo e che nel cuore mi porta vita piena. Prezioso egli è, più che l'argento e l'oro, e luce in me, e pace in ogni bene. E gioia a me, allo che pensa l'uno, che lì mi fe. Son senza vigor, c'è gioia in me, allo che pensa il dono, che mi fa di piena libertà. Del mio peccato ottieni lui perdono, solo in Gesù suona la verità. I troni re cadranno in nulla giorno, sempre vivrà il nome di Gesù nel cuore dell'uomo fino al suo ritorno e senza fin per sempre c'è lassù. C'è gioia in me allo che pensa il dono che lì mi fa di piena libertà. Spero che questo programma sia stato di benedizione alle anime vostre. Se avete bisogno di preghiera o desiderate una Bibbia o semplicemente volete più informazioni, telefonateci al 8232 55 56 dove potete richiederlo.
Vi ringrazio per il vostro ascolto, con la speranza di rivederci la settimana prossima. Prego che il Signore vi benedica. Arrivederci, a presto.